bella, bentornati a tutti ragazzi, sono qui con il nuovissimo episodio della serie FIFA 17, hashtag come giocherebbe. È stata una sfida veramente alla pari tra Paris Saint Germain e Leicester City e alla fine ha vinto il Paris Saint Germain, che affronterà lunedì, già qui ve lo anticipo, affronterà lunedì il match, il terzo match della serie FIFA 17 match contro il Napoli. Allora ragazzi, voglio cogliere l'occasione per ringraziarvi, siete sempre di più coloro che commentano qui sotto con l'hashtag come giocherebbe per votare la prossima squadra del prossimo episodio, nonostante l'estate, nonostante ci avviciniamo addirittura al 15 di agosto, ma siete in tantissimi, quindi grazie mille che dedicate magari anche 2, 3, 5 minuti a guardare i video e commentare qui sotto per scegliere insieme, perché siete sempre voi coloro che scelgono gli episodi di questa serie. Voglio dirvi semplicemente questa cosa: per il prossimo episodio liberissimi, ragazzi, liberissimi, state tranquilli, potete votare qualsiasi squadra di qualsiasi campionato A, B, ovviamente qualsiasi squadra di qualsiasi campionato appartenente a FIFA 17, perché se mi votate squadre che non ci sono è inutile. Quindi mi raccomando, votate delle squadre in quelle che desiderate, che sia il Milan, vi faccio gli esempi un po': Milan, Liverpool, Borussia Dortmund, che so, Bayern Monaco, squadre che non avete ancora votato. Mi raccomando, non votate la Juventus, non votate l'Inter, non votate il Chelsea, non votate il Manchester United, non votate il Napoli e non votate il Paris Saint-Germain, perché sono già state fatte. Ora andiamo direttamente al Paris Saint-Germain. Ed eccola qui la squadra di Unai Emery, nuovo allenatore dopo Blanc al Paris Saint-Germain. La perdita di Ibra, un po' come è successo con il Napoli, anche qui c'è il pre-post Ibra e ragazzi, l'attaccante qui è Cavani, non ci sono altri attaccanti, diciamo, fortissimi all'interno della rosa, attaccanti dico attaccanti centrali, quindi la punta, c'è Cavani, ma non c'è più Ibra, quindi non si possono più alternare, ci sono tanti falsi 9, tanti esterni che possono agire da attaccanti, come del resto c'è Ben Arfa che potrebbe essere utilizzato come punta centrale, ecco, ci sono queste alternative, poi vedremo in FIFA 17 quali saranno i cambiamenti che ci saranno per quanto riguarda gli ruoli. Ma andiamo ad analizzare al meglio questa rosa, vi spiego un po' chi è arrivato, chi è stato venduto e andiamo qua direttamente. Partiamo dal portiere che ormai il titolare è Trapp, non c'è più, cioè non è che non c'è più, c'è Sirigu, ma è diventato praticamente il terzo portiere, perché il secondo è Areola, come cavolo si chiama, comunque il portiere che l'anno scorso è stato in prestito al Villarreal, che tra l'altro è salito all'80 con gli aggiornamenti e secondo me in FIFA 17 sarà comunque forse anche un 81, molto 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 forte, ma soprattutto molto molto giovane, uno tra i più importanti, uno tra i più interessanti nel panorama dei portieri giovani, insieme a Donnarumma e tutta la compagnia bella dei giovincelli. Sulla destra c'è il ribellissimo Aurier, il grande ribelle Aurier, che l'anno scorso, o meglio quest'anno e la fine dell'anno scorso, ha combinato un sacco di guai, ovviamente non era mai d'accordo con Blanc, ha litigato spesso e volentieri, ha fatto anche un sacco di cagate. Se volete sapere le stronzate di Aurier, andate su Google e cercate le cazzate che ha fatto Aurier. Ma va bene lo stesso, è titolare Aurier, non è per niente male, anzi, se ve lo ricordate già da FIFA 15, Aurier faceva già la differenza in campo ed era uno tra i migliori giovani terzini che salivano, e tra l'altro in FIFA 16 è uno dei migliori terzini destri del gioco. Chissà cosa succederà in FIFA 17, secondo me lo abbasseranno. Qui c'è un certo Thiago Silva, qualcuno lo conosce, sta pure qua nella copertina della puntata. Thiago Silva, ex Milan, vi posso dire che dal mio punto di vista è sempre e comunque uno dei migliori difensori al mondo, se non il più completo difensore centrale. Thiago Silva, 88, secondo me potrebbe rimanere 88 anche in FIFA 17. Vi posso dire che insieme a lui c'è David Luiz, che tra l'altro... David Luiz, che tra l'altro
lo potete trovare all'interno dei video di FIFA 17. Ebbene sì, perché lui insieme a Kurzawa, se non sbaglio Kurzawa, hanno provato FIFA 17 con il Paris Saint-Germain, la demo, e hanno provato anche il gioco. Ci sono dei video dove si trovano insieme a giocare amichevolmente con altri giocatori in giro per il mondo, giocatori come noi. E tra l'altro c'è anche quello degli One Direction, e quindi spogliamoci tutti, perché ragazzi, c'è quello degli One Direction. Ah, One Direction! Vabbè, dopo questa puttanata vi dico che c'è Kurzawa. O Kurzawa, giocatore che coloro che seguono questo canale sapranno, ho acquistato con l'Inter in FIFA 15 e l'ho scoperto lì, l'ho scoperto praticamente 2 anni fa quasi, settembre 2 anni fa, e veramente ragazzi vi ho svelato un giocatore veramente forte, perché di terzini sinistri in giro ce ne sono pochi forti, e Kurzawa secondo me è veramente uno che potrà fare la differenza nel corso dei prossimi anni. Poi a centrocampo abbiamo il buon Verratti, che è tornato dall'infortunio dopo l'operazione, e qui in campo Verratti, che si può alternare con Krychowiak, che è appena arrivato da Siviglia, poi ve lo faccio vedere qua sotto. Vabbè, è arrivato da Siviglia tramite Emery, perché vabbè, era uno dei suoi pupilli e l'hanno pagato 33 milioni. Parlando di Verratti, dicono Verratti, vabbè, appena rinnovato, però dicono potrebbe andare alla Juventus. La vedo dura. È molto più facile che potrebbe andare Matuidi, che tra l'altro è anche uno dei giocatori di Mino Raiola, quindi ormai Mino Raiola, la Juventus e tutti i suoi giri, secondo me è molto più probabile vedere Matuidi in bianco-nero. E quindi niente, quindi qua c'è Verratti, insieme a lui c'è Thiago Motta, il numero 10 della nazionale. Rido perché ragazzi, cosa c'è da dire? Thiago Motta, bel giocatore nel passato, cioè gioca bene in Paris Saint-Germain, perché cosa fa? Fa il palo, passa 2 o 3 palloni, in grazia di Dio, e però, cioè, l'avete visto nell'Italia, cioè, ha preso un giallo, tutti ad esultare che non giocava la partita successiva. Secondo me Thiago Motta è un giocatore che dura ancora un anno o due, ma cioè, a stenti. Poi, secondo me, con i ritmi dei nuovi giovani, della Champions e tutto il resto, sarà davvero difficile. Niente, poi c'è Pastore che forse era un po' sottotono con Blanc, qui l'abbiamo visto nella Supercoppa francese giocare benissimo contro il Lione, qua avanzato tra i centrocampisti, non un trequartista, ma diciamo un centrocampista avanzato, e quindi dal mio punto di vista questa è la rosa che potrebbe essere utilizzata nella Ligue 1, e secondo me, vi dico, Pastore potrebbe ancora fare la differenza, come del resto la possono fare i due esterni qua. Partiamo da sinistra, c'è Di Maria, che è diventato una D, non è più una S, non è più un COC, non è più un cavolo. Dal mio punto di vista può fare tutto, sia la S, sia la D, sia il COC. E quindi per il momento io l'ho messo qua a sinistra, visto che Lucas è una D e dovrebbe rimanere comunque attaccante destro, alla destra, visto che è arrivato a sinistra un certo Jesse dal Real Madrid. Scusate un attimo, ho un po' giù la voce. È arrivato dal Real Madrid, pagato 25 milioni, e Jesse potrebbe essere l'acquisto ideale per diventare un titolare della fascia di sinistra, con Di Maria a destra e Lucas che si potrebbe alternare. E quindi niente, quindi l'attaccante ragazzi è Cavani, non c'è altro da dire. Cavani che dicono potrebbe tornare al Napoli e ragazzi, è qua il Paris Saint Germain, non si sa. Andiamo qui, c'è Ben Arfa, come vi ho detto potrebbe essere l'attaccante aggiunto che serviva. Ben Arfa è arrivato gratis, è arrivato a parametro zero, come del resto è andato via a parametro zero Zlatan Ibrahimovic allo United, ma è inutile che ve lo dico. Matuidi, ve l'ho detto, nelle mire della Juventus. Eze è arrivato a 25 milioni. Marquinhos, ottimo difensore che può alternarsi con David Luiz. Poi Maxwell, che stranamente non ha seguito Ibra, perché dove va Ibra va anche Maxwell, quindi stranamente Maxwell non l'ha seguito.
Krychowiak arrivato per 33 milioni dal Siviglia. Sirigu ancora qui presente, ma boh, ve l'ho detto, secondo me è terzo portiere, perché c'è Areola che scala le classifiche. Questo qua l'hanno appena venduto, ce l'ho ancora qui, ma ragazzi me lo sono dimenticato, l'hanno appena venduto, non fateci caso. Poi c'è Agustin che è ritornato dal prestito, no scusate, Agustin non è tornato dal prestito, Agustin c'è ancora. È tornato dal prestito invece Baebek, è tornato lui dal prestito. Molto bene lui, secondo me potrebbe salire tra i giovani. Stamboli che ha giocato al posto di Verratti nella Supercoppa. C'è Rabiot che si alternerà con Pastore, perché il ruolo da CC avanzato è il loro. Meunier che è appena arrivato dal Bruges per 7 milioni, mica male, un bel terzino destro in alternativa ad Aurier. L'hanno preso uno per fare pandan, Aurier, Meunier, vabbè. E poi niente, poi c'è Ongenda, giocatore che è rimasto qui nel Paris Saint Germain, potrebbe andare in prestito, ma non si sa. Vi voglio ricordare le vendite, che sono Digne, che è tornato dalla Roma, è stato venduto al Barça per 20 milioni. Sabali è andato al Bordeaux in prestito, Ibra è andato svincolato allo United. Van der Wiel è svincolato, è andato al Fenerbahce. E Edward, come cavolo si chiama, è andato al Toulouse in prestito. E niente, secondo me se va via Matuidi alla Juve prendono Moussa Sissoko per 40 milioni su per giù al Newcastle, che già si trova tra l'altro in Championship, la B inglese. Allora ragazzi, termina qui l'episodio, vi voglio semplicemente dire votate qui sotto con l'hashtag come giocherebbe, due punti, una squadra che non è già stata fatta in questa serie, qualsiasi, basta che appartiene a FIFA. Mi raccomando, passate una bella estate e... cosa vi devo dire? Buona visione con gli altri video del canale Piquadro. Ciao!